Benvenuti di nuovo nella cucina di Mamma Lo. Oggi faremo delle zucchine ripiene molto semplici perché svuoteremo le zucchine tonde. Potete farle anche con quelle lunghe, però diciamo queste si prestano un pochino di più. Le dovete scavare con un cucchiaino, lasciando mezzo centimetro di polpa intorno alla zucchina. L'interno della zucchina non lo dovete buttare, ma la dovete mettere in un'insalatiera. Poi mettete del sale dopo che avete svuotato dentro ogni zucchina in modo da insaporirla un pochettino perché altrimenti rimarrebbero un po' sciapette alla fine della cottura. Nel frattempo prendete i pezzettini che avete tolto dalle zucchine, li tagliuzzate in maniera un po' grossolana, aggiungete del sale, del pepe e aggiungete, io ho aggiunto anche del dragoncello. Però potete mettere al posto del dragoncello anche il prezzemolo, potete mettere non so, dell'origano, del basilico, quello che insomma più vi piace. E, dopodiché aggiungeremo dell'olio e del pangrattato, una manciata di pangrattato e aggiungeremo un pochino di olio. Queste misure non so dirvele con precisione, fate un pochino a occhio, ecco. Dopo che avete aggiunto tutti questi ingredienti, mescolate bene con le vostre manine adorate, perché le manine sono molto importanti in cucina, e mescolerete bene in modo che tutti gli ingredienti si vadano ad inzuppare all'interno della nostra polpa di zucchina. Sì, io sono molto spartana nelle ricette, se volete vedere video più precisi, non guardate i miei. Quindi ecco, con la vostra manina, che io sto utilizzando una sola perché l'altra sto tenendo la videocamera, e prendiamo, dopo che abbiamo fatto questo impasto, lo prendiamo e lo rimettiamo piano piano dentro le nostre zucchine, quelle svuotate. E diciamo che questa è una ricetta molto semplice, veramente di basso prezzo come consumo, cioè come deve, perché comunque è la zucchina, solo quella ha il valore più grande, che poi in questo periodo sapete insomma che sono frutti di stagione, verdure di stagione, quindi si pagano un pochino meno rispetto agli altri. Io mi raccomando sempre, prendete, fate sempre nella vostra cucina prodotti di stagione perché costano di meno e hanno ancora più sapore rispetto agli altri. Comunque, bando alle ciance, finiamo di riempire queste nostre zucchine. E una volta che le abbiamo riempite, prendiamo un pochino di olio perché nella teglia no, io non ce l'avevo messo, lo mettiamo sia sopra le zucchine che facendolo scendere un po' nella teglia. E una volta che abbiamo messo l'olio, prendiamo del parmigiano, della grana oppure del pecorino, quello che vi piace di più, del formaggio grattugiato che avete in casa, che è secco, che non lo mangiate perché non è più fresco, quindi cioè, potete anche ecco, utilizzare materie un po' che potete riciclare all'interno del frigorifero che spesso e volentieri si trovano e si buttano. Invece così potete anche mettere dei pezzetti di formaggio, quello che più vi piace, all'interno di questo impasto. Una volta che avete messo il parmigiano, mettete nel forno a 180 gradi. Non c'è bisogno di scaldarlo perché questa volta stiamo cuocendo delle verdure, non del pane o dei lieviti, quindi potete metterlo a 180 gradi per 35-40 minuti. Quando saranno così belle dorate e soffici, sono pronte e io vi auguro buon appetito!